Francesca Fialdini e il racconto sconvolgente alla vita in diretta. Nella puntata della vita in diretta andata in onda lunedì 4 marzo, Francesca Fialdini ha fatto una rivelazione shock. La conduttrice ha rivelato di essere stata vittima di una rapina a mano armata. Nel salotto del programma di Rai 1 era ospite Franco Birolo, l'ex tabaccaio che 7 anni fa uccise un ladro entrato durante la notte nel suo negozio. Dopo quella tragica vicenda l'uomo ha deciso di cambiare vita vendendosi la licenza e intraprendendo un nuovo lavoro. Alla vita in diretta il diretto interessato ha raccontato che i familiari del ladro morto gli hanno richiesto un risarcimento danni ma lui non vuole concederglielo. E durante il racconto la collega di Tiberio Timperi ha raccontato un'esperienza vissuta tempo fa. Alla vita in diretta, Francesca Fialdini rivela di aver subito una rapina a mano armata. Alla vita in diretta, oltre a Franco Birolo e ai conduttori Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, era presente anche Annalisa Briga, giornalista e presentatrice televisiva. Anche quest'ultima ha rivelato che durante un concerto a Madrid con amici ha subito un tentativo di rapina. Per fortuna le è finita bene perché sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine. Lei è stata molto abile perché si è accorta delle intenzioni dei malviventi, quindi si è chiusa in auto iniziando a suonare all'impazzata il clacson. A quel punto è intervenuta la Fialdini raccontando l'episodio che l'ha traumatizzato. L'artista Rai, però, non ha specificato dove e quando è avvenuto. La donna ha detto che è stata vittima di una rapina. È successo anche a me, ed ero atterrita ad avere una pistola davanti. Ho chiamato le forze dell'ordine. Nonostante sia passato del tempo, la collega di Tiberio Timperi ha raccontato con perfezione quello che le è accaduto.